Sembra di vedere Manuel collegato, sono in regia qualche minuto come di consueto per controllare la tenuta della connessione e sono manovre essenziali nel pre-live, tra poco arriviamo. Sono regista e attore contemporaneamente. Sicuramente, Manuel, sicuramente. Adesso questa sarà una sosta dalla prima stagione di live, ma ritornerò intanto con i podcast, questo è quasi certo, e poi dei vlog tematici. E anche mi ricordo del tuo assist, ho tutto segnato, tu devi sempre considerare questo. Tutti i feedback che ricevo li segno su un quadernetto, sono tutti gli spunti, sono segnati per accumulare nuove idee e poi da sviluppare. Quindi arriverà anche un nuovo vlog di Nordic Walking Sportivo. Anzi, magari un nuovo vlog di Nordic Walking Sportivo e di tecniche un po' più avanzate di allenamento sullo sci di fondo a secco. Gli Hellgoofs, il Nordic Running, il Nordic Ski Bounding, eccetera, eccetera. Resta sintonizzato. My Own Workout TV. Ancora qualche minuto, un minutino. E buone vacanze anche a te, Manuel. Ho letto tutto il messaggio. Ci siamo quasi. Benissimo, entro in scena, da regista divento attore. Buonasera amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. Stasera fascetta gialla, siamo alla sessione che chiude la prima stagione di live, quindi la stagione 2020, durata 5 mesi molto molto divertenti, molto variegati come rotazione, abbiamo fatto veramente tantissimo, martellato costantemente, bruciato trilioni di calorie e sono molto soddisfatto di quanto prodotto. Potrei fare una dispensa piuttosto spessa con questi pannelli che vedete qua. Oggi l'inquadratura è spostata su una porzione di parete perché mi servirà, ci servirà la parete per un esercizio isometrico. Oggi per chiudere la stagione facciamo una rotazione isocardio come vi avevo anticipato ieri. Ho preso quello che ritenevo il meglio dal mio punto di vista di tre live, sempre su ginnastica isometrica, e ho accumulato 22 esercizi. Ieri avevo detto nell'anteprima che sarebbero stati 15, ma mi sentivo in forma mentre li stavo disegnando tutti gli omini in sequenza e sono arrivato a 22 forme. C'è qualche novità, ma molte rotazioni le avete già viste nelle altre live. Allora, prima di cominciare il riscaldamento, oggi facciamo un riscaldamento un po' più breve, facciamo 5 minuti in entrata, 5 minuti in uscita. Io lo farò in jogging nel perimetro che avrò a disposizione. Voi utilizzate la macchina cardio che preferite, rulli, spinning bike, cyclette, remergometro, tappeto, quello che volete, anche la corda va bene. Una cosa importante, una parentesi che apro e chiudo subito in apertura. Tanto facciamo
facciamo arrivare alle 18:20. Mi state in generale riportando l'abitudine alla pratica di farvi fare i massaggi in settimana, specialmente dopo che avete svolto un esercizio magari tecnico di qualità e il giorno dopo vi sentite le gambe un pochettino interessate, un pochettino provate. Allora, io piuttosto che farvi fare massaggi profondi, quindi farvi manipolare dei muscoli che sono in piena fase di DOMS, che sono i dolori del giorno dopo, Delayed Onset Muscle Soreness è il significato della sigla DOMS, che ancora in molti attribuiscono all'acido lattico. Non è l'acido lattico che causa i dolori del giorno dopo o delle 48 ore dopo. Mi raccomando, sfatiamolo e distruggiamolo una volta per tutte questo misconcetto che porta molti di voi a pensare che con una manipolazione muscolare, quindi massaggi profondi, digitopressioni, eccetera, eccetera, si vada a regolare la cosa, perché fare un massaggio su già un muscolo dolorante per delle rotture di fibra muscolare, comunque del prodotto di scarto dall'attività, che sono microlesioni muscolari, e porta il muscolo a rispondere rilasciando delle tossine, soprattutto se il massaggio è profondo. Questo è un processo e un effetto controproducente che va ad inficiare lo svolgimento della settimana di allenamento, soprattutto se lo fate in piena settimana. Quindi se volete farvi un massaggio rigenerante, funzionale, l'esercizio aerobico blando funziona come massaggio naturale. Quindi, perché io batto sempre sul tasto rigenerazione, jogging lento, fondo aerobico, con respirazione solo nasale, perché il pompaggio aerobico costante del cuore, ovvero una frequenza cardiaca tra, facciamo le 140 e le 145 pulsazioni, funziona, uso termini molto semplici, molto meglio come lavaggio muscolare, della pulitura, diciamo pulitura delle fibre muscolari, arrivando da magari giorni di lavoro tecnico dove si è un po' sovraccaricato. Questo lavoro funziona meglio con una manipolazione esterna, quindi se proprio volete farvi fare un massaggio, cercate di farvelo fare a fine settimana o quando non c'è nulla di impegnativo a livello muscolare. Questo ovviamente dal mio punto di vista è un consiglio che tengo a darvi e soprattutto differenziare il discorso acido lattico che si produce durante l'intensa attività anaerobica, che viene smaltito e tamponato da un atleta ben condizionato sia già in fase di allenamento durante gli intervalli che nelle poche ore successive, differenza con i dolori del giorno dopo, i DOMS. Non sono due processi non correlati, mi raccomando. Ci tenevo a fare questa precisazione, chiusa la parentesi di fisiologia, sistemi energetici. Adesso vediamo un attimino. Ciao Danilo, grandissimo, sempre presente. E allora, vediamo ancora un attimo prima di cominciare se c'è qualche particolarità tecnica da dovervi sottolineare negli esercizi. Tutte le rotazioni sono piuttosto semplici, nulla di particolarmente impegnativo. Ci sono due innesti nuovi. Allora, vi faccio vedere soltanto una forma prima di cominciare il riscaldamento, che si chiama floor hug, ovvero abbracciamo il pavimento. Ci metteremo in questo modo,
con un tappetino. Questo sarà il, dunque, dove l'ho messo, il 14° esercizio. Andiamo giù in questo modo qui. Apriamo le braccia, presa molto larga, proprio presa più larga possibile. Da questa posizione facciamo, premiamo e alziamo e ci alziamo in modo tale da strizzare a presa larga, cioè questa. È un esercizio di estremo isolamento isometrico sulla zona dei pettorali, con messa in totale sicurezza della parte della schiena. Siamo in appoggio sull'addome, quindi non ci sono curvature strane, e il movimento può essere fatto in questo modo: potete stare a gambe distese oppure così, si va su facendo leva e pressione con il palmo della mano giù a terra per strizzare il petto. Ok, andremo con una tenuta isometrica di 12 secondi e a cui faremo seguire 30 secondi di trasformazione con salto con la corda. Il salto con la corda oggi lo faremo salto base, non ci sposteremo da qui, però ci concentreremo il più possibile sulla velocità dei piedi, quindi salto base ma molto molto rapido e svelto. Allora, poi cominciamo. Oggi c'è una caldazza bestiale qua, umidità che sembra di essere in Cambogia, quindi acqua a portata di mano, asciugamano sempre vicino per asciugarvi quando ne avete bisogno. Cominciamo, 5 minuti di jogging, di riscaldamento. Poi entriamo nel nostro circuito isometrico. Mi è stato chiesto quante fascette colorate ho. Ho un set multicolor di fascette, ogni sessione un colore diverso, a mia scelta. Allora ragazze e ragazzi, vi do una chicca, un focus sul lavoro posturale che si fa nella corsa per regolare, aggiustare l'appoggio del piede. Quando correte cercate di sentire il piede in appoggio il più possibile a tutta pianta, quindi un appoggio neutro. Cosa essenziale: quando correte non dovete mai vedervi con la coda dell'occhio il piede che supera la linea centrale di massa corporea, ovvero alla linea appena sotto le anche. Se vi accorgete di vedere il piede in avanti in questo modo qua, significa che siete in sovrafalcata. Heel striking, la diretta conseguenza di quell'assetto posturale, di quel tipo di appoggio, è la tallonata, appunto. Chi corre in quel modo lì spesso è messo così, corre in questo modo, bascula con i piedi, appoggia di tallone. Questo è un modo molto comune che vedete ed è assolutamente scorretto. Allineiamo i piedi, dobbiamo proiettare il nostro peso in avanti, cercando di attuare una caduta in avanti controllata. Così facendo si toglie molto molto carico sulle ginocchia, sulle gambe, e la corsa si trasforma in un'azione molto rotonda di inerzia, una caduta controllata. Togliete tutte le rigidità muscolari mentre correte,
a partire dal viso. I muscoli del viso devono essere decontratti, non ci devono essere denti digrignati, a meno che non facciate, non siate negli ultimi 100 metri di una gara in pista, ma generalmente rilassamento generale. Migliore è il rilassamento, migliori sono le performance in generale. Non opponete nessun tipo di resistenza al movimento. E questi sono aspetti della posturale, della tecnica posturale, che si curano molto bene con il jogging, i ritmi tapasciati, per parlarci in termini molto semplici. Focus sempre sull'appoggio del piede. Tra l'altro, il jogging a falcata corta, come state vedendo me in questo momento, mi mette in condizione di appoggiare, di abituarmi ad appoggiare con l'avampiede o al massimo di mesopiede, il che dimezza tantissimo il tempo di appoggio del piede stesso. Normalmente in una mia sessione live, generalmente, proprio per chi ne ha un bisogno estremo, che è messo proprio male a livello di postura, dedico 45-50 minuti prima di iniziare l'allenamento di per sé. Aspetti molto importanti che, senza andare a stravolgere un programma di allenamento, possono far cambiare la performance di corsa o di allenamento da così a così. Anche la posizione delle braccia non deve essere, come si vede in certi video qua, non si corre stando con le braccia così. Le braccia sono ad un angolo di 90 gradi con le spalle rilassate e si bascula in questo modo qua, e non in questo modo qua, in questo modo qua, così. Il migliore esempio di come oscillare le braccia in un'attività podistica lo imparate osservando i marciatori. I marciatori sono dei maestri nell'utilizzo delle braccia nel modo giusto. Allora, settiamo il timer sui 30 secondi cardio. Le forme di isometria le conterò a voce. Ok. Corda a portata di mano. Facciamo ancora una bevuta prima di cominciare. È un circuito piuttosto rapido. PHA, alterniamo parti alte e parti basse. Il primo esercizio sono i Bulgarian Squat in isometria. Prima su una gamba e poi sull'altra. Un attimo che guardo ancora l'inquadratura, se prende la sedia, messo così, e direi di sì. Allora ragazzi, da adesso cercate un appoggio, state belli distanti, no, cercate sempre di tenere la tibia in questo modo, la tibia verticale. Da adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, respirate, 8, 9, 10, 11, 12, torniamo su e subito fase cardio, salto base come ho detto prima, via. Facciamo una buona reattività di piedi stando qua. Respirate, respirate bene. Massimo rilassamento sempre. Ok.
Ok. Passiamo all'altra gamba, appoggio. Uno, due, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. Ok. Cambio, via, cardio. Dai, 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 veloci su quei piedi, massimizziamo il salto base. Prossimo esercizio è il trapezius lift, che va ad isolare la zona del trapezio, muscolo tra le due spalle, tra i deltoidi. Spostiamo la sedia, prendiamo il tappeto, mi raccomando, dovete darci dentro nelle tenute isometriche, non stare molli nella posizione, tirare bene, massima contrazione. Allora, appoggiamoci sulle nocche, schiena dritta, addome contratto, alziamo i glutei e mettiamo luce tra le chiappe e il materassino, facendo leva sulle nocche. Da adesso, via. 1, strizzare, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, trasformiamo subito il più velocemente possibile. Via. Ottimo. L'unico modo per rendere l'isometria aerobica è quella di metterci un intramezzo cardio in mezzo, non c'è altra soluzione. Prossimo esercizio, qua, i prossimi due sono gli hamstring curl, andiamo nella zona degli ischio-crurali, parte posteriore della coscia, che tutti i podisti devono allenare meglio. Perché siete rigidi come dei tronchi secchi, ecco, questa è una cosa di cui parlerò dopo, anche di nuovo. Sto vedendo molti podisti rigidi come dei tronchi secchi a livello di gambe. Quindi rafforziamo la parte posteriore della coscia. Da adesso facciamo leva sul tallone. Tenuta 1, 2, 3, 4. 5, strizzare, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, subito transizione rapida in zona cardio. Allora, parlo a livello generale. I podisti che ho visto nell'ultimo periodo, giugno, in particolare maggio-giugno, siete rigidi come dei tronchi, quindi mi raccomando, fate stretching e curate la mobilità articolare, non esiste soltanto il correre e basta, non smetterò mai di ripeterlo. Fate stretching. Se volete evitare di beccarvi delle contratture muscolari. Altra gamba, siamo sulla gamba sinistra, appoggio sul tallone, tenuta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, cambio, torniamo su. Scrolliamo eventualmente un attimino e subito cardio. Ottimo. Il sesto esercizio è il Leaning Straight Arm Plank. Andiamo a riprendere una posizione di plank con inclinazione in avanti che va a sbilanciare molto peso sulle spalle, specialmente sul deltoide anteriore.
rapidi sui piedi, forza. Ok. Andiamo giù. Partiamo dalla posizione di plank, quindi addome super contratto, iper contratto. Iniziamo a sbilanciarci in avanti e finiamo sulle punte dei piedi. Tenuta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, torniamo giù e subito in estrema scioltezza, cardio, forza, dai. Prossimo esercizio è un classico, si chiama sumo squat più calf raise, quindi posizione di sumo squat, ma andremo giù, terremo la posizione e staremo anche sulle punte dei piedi per strizzare i nostri cari polpacci. Ok, punte dei piedi in fuori, andiamo giù, occhio all'equilibrio, sguardo avanti, addome contratto, glutei in dentro, sulle punte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, piano, torniamo su, scrolliamo, prendiamo la corda e via. Cardio subito. L'ottavo esercizio, utilizzeremo di nuovo la sedia, si chiama chair push down plank e a mio avviso è l'esercizio più duro di tutta la rotazione. Ve l'ho fatto vedere in anteprima ieri. Prendiamo la sedia, massimo controllo e senso di dove appoggiano i piedi sulla sedia, mi raccomando, ci appoggiamo, addome super contratto, da questa posizione andiamo giù, in massima contrazione stiamo lì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, andiamo giù, concediamoci una bella scrollata perché questo isolava il retto addominale e i tricipiti molto molto bene e andiamo con 30 secondi di trasformazione. Ottimo. Il nono esercizio è il wall sit, schiena alla parete, andiamo ad isolare in modo ottimo e completo i quadricipiti e i glutei, quindi tenetevi di nuovo la parete libera, facili sulle gambe, ok. Schiena alla parete, da questa posizione, addome contratto, sguardo avanti, adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mi raccomando, in isometria non state in apnea. Stiamo lavorando in stile cardio fitness, quindi vogliamo massimizzare la respirazione aerobica, quindi anche in isometria. E trasformiamo. Il decimo e l'undicesimo sono due esercizi che mi piacciono molto. Si
chiamano bicep hold, la posizione da culturista. Veramente ricavare esercizi col niente, stiamo usando resistenze ricavate dal nostro corpo, col nostro corpo. Sono esercizi molto efficaci che si possono fare anche veramente in ufficio, in pausa pranzo. Allora, da questa posizione, prima sul braccio destro, poi sul braccio sinistro, andiamo palmo contro palmo. Da questa posizione qua, il braccio sinistro spinge in giù, il braccio destro spinge tanto verso su, dal basso verso l'alto. Dobbiamo isolare il bicipite, massima contrazione isometrica. Da adesso, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fate tremare quel braccio, 8, 9, 10, 11, 12, scrolliamo, subito cardio e poi passiamo dall'altro lato, subito cardio, sempre che la corda mi assista, molto molto bene, ci siamo, via, poi dal braccio sinistro. Cardio a vostra scelta, potete fare anche gli skip a ginocchia alte. Cerchiamo di massimizzare i fondamentali, salto base. Sguardo avanti, addome contratto, massimo rilassamento. Oggi siamo in pieno aerobico, non c'è niente di estremamente intenso. Allora, stessa cosa, cambio posizione. Mi raccomando, da adesso, massima contrazione, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e sciogliamo. Allora, io vi sto facendo vedere un tipo di isometria che va ad isolare il muscolo nella posizione centrale. Quindi si presuppone che la posizione centrale che cerchiamo sia quella di massima contrazione. C'è un modo per allenare l'isometria in tutti gli angoli di lavoro, però diventa un protocollo piuttosto lungo da portare a termine per ogni esercizio, perché praticamente curiamo un movimento su 3 o 4 angolazioni. Preferisco invece far mettere varietà e magari ritornare di nuovo su con un esercizio diverso su con un'altra angolazione. Allora, siamo messi molto molto bene. Adesso andiamo con il 12° e 13° esercizio. Si chiamano lateral kick hold. Li avevate visti in una precedente live, era questo movimento e questo movimento. Adesso questo movimento lo teniamo fisso, stiamo qua, interno coscia e in parte i glutei. Da adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, subito cardio, poi faremo il cambio della gamba, trasformiamo, salto base piuttosto rapido, poi andiamo sulla gamba sinistra. Altro lato. Bene, bene, rapidi su quei piedi, mi raccomando, trovate l'allineamento posturale. Parlando di postura, il salto con la corda vi mette a posto l'allineamento posturale e l'appoggio del piede. Da adesso,
adesso 1, strizzate l'interno coscia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, torniamo su e cardio. Sentite che siamo a dei ritmi veramente aerobici e molto molto facili oggi. 14° esercizio è il floor hug, l'abbraccio al pavimento, quello che vi ho fatto vedere in apertura. Andiamo a isolare bene quei pettorali, strizziamoli. Ok, in appoggio sul materassino, andiamo giù, presa molto larga, io sto con la versione in appoggio sulle ginocchia, cioè ho i piedi su, da adesso facciamo pressione con il palmo della mano verso il basso, massima strizzata dei pettorali, da adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenete, 7, 8, 9, 10, 11, 12, torniamo giù, piano, andiamo su, ah, il nostro petto ringrazia, e via di cardio, trasformiamo subito. Sempre torniamo nella nostra zona dinamica. Il 15° e il 16° esercizio sono i side lunge, quindi tenuta dell'accosciata laterale con gamba opposta estesa, andiamo ad isolare tutta la parte dei glutei e tutta la coscia. Allora, mi raccomando, trovate un buon equilibrio, non è difficilissimo, basta accosciare anche soltanto accennando l'accosciata. Da adesso, prima a sinistra, poi a destra, stiamo giù, teniamo l'altra gamba in questa posizione, così va benissimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allora, una cosa su questo esercizio, è un ottimo lavoro di propriocettività sul piede in appoggio che deve trovare l'equilibrio ottimale. Una cosa importante, cercate la gamba che rimane e non piegata, estendetela bene, più la gamba è estesa, più andiamo ad isolare il gluteo. Adesso qui passiamo dall'altra parte, via, cardio. Facili e rilassati. Più state rilassati, meglio riuscite nell'esecuzione degli esercizi e soprattutto nelle fasi cardio. Ok, andiamo sull'altra gamba, partiamo in accosciata ed estendiamo, stiamo qui che va benissimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, torniamo su, scrolliamo un attimino e trasformazione cardio, via, ottimo. 17° e 18° esercizio sono i carissimi wall push-up, una botta di vita per i tricipiti, torniamo in zona tricipiti.
La corda mi saliva alle orecchie. Allora, facciamoci spazio sulla parete. Siamo a una distanza di una cinquantina di centimetri. Partiamo con la mano sinistra. Mano destra, zona del lombare. Andiamo giù. Stiamo qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Torniamo su. Sentite l'estrema contrazione isometrica sui tricipiti. Un esercizio molto semplice ma molto efficace questo. Via. Adesso poi andiamo sul braccio destro. Stessa cosa. Se siete a vostro agio andare con lo skip, andate pure. Per me personalmente è una sessione rigenerante oggi, molto blanda. Dosate sempre lo sforzo al vostro ritmo e alle vostre condizioni di giornata. Andiamo sul braccio destro, in appoggio, stessa cosa. Stiamo qui. 1, 2, strizzate, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e tornate su e scrolliamo. Torniamo alla corda, facili e rilassati. Bravissimi, bellissimo sforzo aerobico rigenerante. Allora, il prossimo esercizio andiamo giù, 19° e 20° esercizio, sono i lateral V per strizzare gli obliqui, quindi siamo in zona addominale. Allora, la partenza è questo, dobbiamo andare tenendo le gambe in questo modo a stare il più vicino possibile alle caviglie e stare lì. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Torniamo giù e trasformiamo subito e poi andiamo dall'altro lato, lato sinistro, via. Lateral D per obliqui. Ok, altro lato, cambio, andiamo a sinistra, che non è nient'altro che una variante di un plank laterale modificato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, giù e trasformazione, rapidi in trasformazione, ottimo. Abbiamo ancora 2/3 esercizi, il prossimo va sul retto addominale, si chiama hollow body, tutto il retto addominale preso. Metto una variante in mezzo agli ultimi due esercizi, metto un bonus.
molto bello, molto efficace. Allora andiamo giù, prendiamo tutto il retto addominale, partenza, stiamo qui in questa posizione, non schiodiamoci da qui, 1, 2, 3, 4, 5, schiena giù, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, torniamo su, trasformiamo subito la carissima, carissima fase cardio. Oggi vi ho fatto vedere anche un ripasso per le amiche che stanno facendo pratica su questo salto base. Anche stare qui saltando la corda va benissimo, specialmente nei primi tempi. Il prossimo sarebbe stato l'ultimo esercizio, ma voglio farvi vedere, rivedere il reverse push-up in salsa isometrica, perché è un ottimo esercizio per andare ad isolare a corpo libero, quindi 100% calistenico, in modo calistenico, il bicipite, oltre alle bicep hold, che logicamente lo vanno ad isolare. Ma questo è un esercizio compound, ve l'avevo già fatto vedere, si sta giù, andremo in posizione di mezzo squat. Dobbiamo orientare le dita delle mani indietro a questa altezza. A questo punto stiamo a metà. In questa posizione andiamo ad isolare molto bene il petto, ma soprattutto anche i bicipiti, da adesso, e in parti dorsali. 1, 2, addome contratto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, torniamo giù, sentite proprio la zona dei bicipiti come va ad essere interessata. L'unico, diciamo, handicap di questo esercizio sta nel fatto che alcuni riportano qualche problemino sull'articolazione del polso. Per questa ragione lo faccio fare in mezzo plank questo esercizio. Anch'io stesso lo faccio in mezzo plank per sicurezza. In realtà bisogna, per caricare di più con isolamento sul bicipite, andrebbe fatto completo, ma già così, soprattutto in isometria, semplicemente basta che aumentiamo i secondi della tenuta. Potete sentirlo anche adesso mentre saltate la corda quanto i bicipiti siano interessati. Ok, il prossimo è l'ultimo esercizio della rotazione, un classico, è uno dei pochi modi per isolare in modo isometrico la zona lombare. Partenza, si chiama Superman, e stiamo semplicemente in questa posizione, strizziamo bene la parte lombare, stiamo belli su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Torniamo su, ultima fase cardio. E abbiamo concluso il circuito. Allora, questo circuito che alla fine è diventato da 23 forme, chi lo farà in differita può spingersi anche se andate a replicare esattamente il ritmo che vi sto facendo vedere, che oggi è una sessione facilissima, cioè siamo in aerobico zona 2, per parlarvi in termini chiari, tipo sensore di GPS. Quindi potete ripeterlo anche per 3 round questa rotazione, se avete del tempo, soprattutto magari verso il fine settimana. E lo sforzo aerobico è veramente, veramente lieve,
ottimo esercizio, ottima sessione, come ve l'ho fatta vedere, con i 5-10 minuti di riscaldamento. Adesso faremo 5 minuti di defaticamento e la rotazione da 23 è veramente un ottimo lavoro di richiamo sulla forza. E la durata degli esercizi è al dosaggio giusto, perché 12 secondi è proprio il giusto dosaggio, la giusta taratura per, a mio avviso, per gli esercizi isometrici. E dopo iniziano a diventare troppo pesanti, quindi quello che vi consiglio è stare al massimo entro i 15 secondi di tenuta. Poi tutto è molto personale e molto funzionale. Con l'isometria è possibile anche dare un bel boost, quindi una bella sferzatina per coloro che cercano dell'ipertrofia muscolare, quindi volume muscolare, soprattutto se in 3 giorni di allenamento con pesistica, comunque lavoro funzionale, sollevamento pesi, fate del funzionale, sollevamento classico e isometria, magari l'isometria la tenete come anello di giunzione a metà settimana, può darvi una bella spinta nella costruzione del volume ipertrofico. Però noi che siamo atleti di resistenza, di endurance, abbiamo bisogno del giusto dosaggio di forza per poi andarla subito a, non è il termine esatto, ma per farvi capire, a trasformare, a rendere in modo dinamico, per quello che metto sempre lo skip, il salto con la corda, il jumping jack, per questa ragione noi siamo molto sul lavoro funzionale. Allora adesso vengo a salutarvi un attimino, guardo chi è rimasto e molto bene, vedo che ci siete ancora tutti e adesso facciamo 5 minuti di defaticamento. Bevete, asciugatevi e poi ci spostiamo alla vostra o alla mia o alla nostra macchina cardio preferita e usciamo con del defaticamento. Allora, martello sullo stretching, perché so che anche se lo dico non lo fate. E stesso discorso per quanto riguarda il riscaldamento e il defaticamento. Se dovessi calcolare una percentuale di persone che lo fanno regolarmente, penso che non arriviamo al 10-15% della totalità. Quindi, dal mio punto di vista, non è possibile vedere atleti che, quando gli si chiede di fare un allungamento sull'interno coscia, non riescono ad andare più giù di così. Ma anche persone nella fascia 30-40, cioè non riuscire a fare così, non riuscire a fare così, quando da questa posizione di stretching non arrivare nemmeno alla caviglia, attenzione, perché questa rigidità, questo essere legati, lo andate a pagare dove, quando, in corsa, provate dei cambi di ritmo o qualsiasi accelerazione. Dov'è che si va, che il disagio subentra? Esattamente in questo punto. Zona tipica della mancanza di flessibilità da una parte, e ha uno scompenso di distribuzione dall'altra nella fascia del muscolo quadricipite, zona ischio-crurale, bicipite femorale, perché soprattutto chi corre in piano ha la zona del quadricipite più sviluppata del bicipite femorale, però soprattutto chi è legato ha questa zona da tenere molto molto in osservazione. Quindi fate stretching. Bene, la martellata per oggi quotidiana è conclusa. Adesso facciamo 5 minuti in uscita. Allora, 5 o 10 minuti, potrebbero anche diventare 15 minuti dopo che avrò terminato la sessione. Cambio
senso. Ricollegandomi al discorso del massaggio che ho fatto in apertura del video, questi ritmi sono ottimi come massaggio aerobico. Fate conto di essere fuori, jogging, questo passo qua, ok? Facilissima rotazione oggi, molto bella, molto aerobica, easy. Nel formato in cui ve l'ho presentata oggi, perfetta per una pausa pranzo, anche senza gli intramezzi cardio, chi avesse poco tempo. Tenetevi il video a portata, anche soltanto fare i lavori, le tenute isometriche, è facilissimo, richiede veramente pochissimo tempo. Mi raccomando, in fase di jogging, guardate, abbiate senso di come appoggiano i piedi, non vedetevi mai la punta del piede che passa oltre la linea centrale, la falcata va sempre appoggio e via dietro, appoggio e via dietro, appoggio e via dietro, non correte come se marciaste, come se camminaste, come fanno in molti, dritti, e appoggio di tallone, così, no, e anche tutte le cazzate che scrivono sul potere ammortizzante del tacco della scarpa sono discorsi a vuoto, perché il piede quando si corre deve muoversi nel modo più naturale possibile, come se la scarpa non ci fosse. Quindi ancora una volta, provate ad andare su un prato scalzi e fate delle andature di corsa e guardate, osservate come appoggia il piede. Il piede da scalzi appoggia esattamente come quando saltiamo la corda, ovvero sull'avampiede. Non è possibile correre scalzi tallonando, battendo il tallone. Quindi abituatevi ad appoggiare e a controllare il vostro appoggio del piede. Se non sapete come fare, io vi posso aiutare, perché faccio, ripeto, nelle mie sessioni uno a uno, faccio prima il resetting posturale per curare gli appoggi, curare come si è messi in allineamento, e soprattutto dall'appoggio si possono prevenire un grande quantitativo di infortuni che normalmente vanno dal ginocchio in giù. Cambiamo un po' il senso di marcia. Ancora qualche secondo. Può
Quando correte, come se doveste sentire dietro di voi il piede che fa un movimento tipo circolare, come se aveste una ruota. Ve lo ricordate Bip Bip, Bip Bip e Willy il Coyote? Lo struzzo correva inclinato in avanti, con dietro c'erano le zampe che disegnavano una ruota. Ecco, l'idea mentale che dovete farvi è questa. Quindi non atteggiamenti così, neanche di chiusura così, le braccia, le spalle incassate, le braccia tenute qua. Quando corriamo siamo in qualsiasi attività, corda, vogatore, quello che volete, sempre movimento slegato, imparate a slegarvi. Quando sentite della contrazione muscolare, quando state correndo, datevi l'impulso di sciogliere, rilassare. Un'altra cosa tipica, fatto tipico di molti che corrono: quando subentra la stanchezza, soprattutto in salita, ma non solo, uno dei primi segni è quello di far cadere la testa giù, così proprio boom, e guardarsi i piedi e chiudere la cassa toracica e prendere questo atteggiamento chiuso. Questi aspetti vanno curati durante la corsa di distanza o durante i riscaldamenti e i defaticamenti. Curate la tecnica e queste cose. Imparate a sintonizzarvi, non a guardare sempre le medie a chilometro, sempre con l'attenzione fuori. Guardate l'attenzione sulla vostra tecnica, quali muscoli stanno lavorando in salita, come sta appoggiando il piede, se quando sono in posizione fermo ho i piedi che stanno così come atteggiamento, sono chiuso. La prima cosa da fare quando si fa posturale, io molti clienti mi arrivano davanti, parlando già sono messi così, così, così. La prima cosa che si fa è, quando siamo in posizione per iniziare qualsiasi attività sportiva, i piedi sono messi in direzione di marcia, di corsa. Se ci sono degli atteggiamenti di chiusura così, ci si espande a livello di cassa toracica. Soprattutto bisogna curare il primo focus di tutto lo sport, è il rilassamento muscolare. Una volta che si gestisce il rilassamento di tutte le parti in movimento, paradossalmente anche quelle più coinvolte nel movimento, che devono essere coinvolte ma in modo rilassato, devono essere sciolti i muscoli, anche se sono in contrazione. Mi raccomando, una cosa importante, se avete bisogno di aiuto in questo senso per mettervi a posto a livello strutturale, nelle mie sessioni faccio anche questo, come vi ho anticipato. Benissimo, detto questo, per la stagione 2020, Season 1, concludiamo qui. Grazie a tutti voi che mi avete seguito fino adesso, siete stati diversi, in parecchi mi avete espresso attestati di stima e apprezzamento, vi ringrazio. Ringrazio anche quelli che sono rimasti un pochettino scombussolati all'inizio, perché ho stravolto il mio format tipico di contenuti su YouTube. Tanti se ne sono andati, tanti non si sono più fatti sentire. Mi spiace se alcune linee di evoluzione non siano gradite a tutti, ma il mio percorso personale è un percorso di studio e costante, diciamo, innovazione e proposta di cose sempre nuove. Tanti se ne sono andati, diversi perlomeno, e tanti ne ho guadagnati e ne sono molto contento, soddisfatto, anche per aver ampliato la famiglia per quanto riguarda il discorso del multisport. Chi ha dimostrato una certa apertura mentale ha abbracciato questi nuovi protocolli di cardio fitness e li ha integrati parallelamente ad un discorso di allenamento specifico per uno sport.
Sono veramente contento che molti di voi mi abbiano riportato feedback di sensazioni ottime a livello muscolare, di rientro all'attività in esterna, soprattutto nelle prime settimane dopo il lockdown, in cui ci eravamo focalizzati su delle intensità molto importanti di lavoro cardio fitness, e questo lavoro poi ha pagato una volta portato, messo nella pratica, nella corsa, nella bici. Soprattutto mi sono stati riportati ottimi feedback di resa sia cardio che muscolare in su collinari molto, molto impegnativi, e vi ringrazio. Tornerò a settembre con un format rinnovato, o ditemi voi, continueremo su questa linea. Comunque ritornerà la stagione 2 delle live sicuramente. Nel frattempo, per chi apprezza i miei podcast e i miei vlog, ritornerò a postare qualche approfondimento, come detto in apertura, su qualche tema che andrò a captare in base a quello che è feedback che ricevo. Farò temi di approfondimento sotto forma di vlog almeno una settimana. Benissimo, per adesso vi saluto. Allora, domani, come sempre, questa live verrà caricata in differita su YouTube, e la troverete anche in differita sulla pagina My Own Workout. In entrambi i casi, like, iscrivetevi, condividete, e su YouTube cliccate sulla campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti. Con questo vi saluto, e vi salutano anche i mitici fustini di detersivo, che sono stati la chiave con cui abbiamo risolto molti grattacapi di mancanza di attrezzatura disponibile online, o comunque per l'acquisto. Quando eravamo nelle fasi medio finali del lockdown, si sono rilevati degli ottimi kettlebell casalinghi. Quindi vi salutiamo, io e i carissimi fustini. Ci si vede a settembre, e come sempre a bombazza.